L'assessore Giacomini e le discariche abusive. Un amore a senso unico. Cari cittadini astigiani, oggi mi rivolgo a voi con un misto di frustrazione e ironia per denunciare una situazione che sembra essere diventata una triste consuetudine nel nostro territorio: le discariche abusive. Ma non temete, non sono qui per lamentarmi solamente, ma anche per suggerire qualche soluzione all'assessore Giacomini, che sembra essere un po' distratto su questo fronte. Come molti di voi sapranno, l'assessore Giacomini ha spesso invitato i cittadini a segnalare le discariche abusive presenti nel nostro amato territorio astigiano. E voi, cittadini responsabili e attenti, avete risposto a questo appello non solo pubblicando post su Facebook, ma anche segnalando numerosi casi di abbandono di rifiuti in luoghi non autorizzati. Lo potrei dimostrare mostrandovi le numerosissime email che mi avete mandato, ma non lo posso fare perché l'anonimato è la mia priorità e quindi ci metto io il mio bel facciotto al posto vostro. Ma cosa ha fatto l'assessore in risposta a queste segnalazioni? Un bel niente. Ogni tanto fa vedere che si pulisce qualcosa, ma ben poco, e si lamenta pure sul suo profilo Facebook dicendo ai giornalisti perché fanno solo articoli su cose che non sono fatte e sulle cose fatte non le fanno. Le devo rispondere io, caro assessore? Lo sa che se vuole comunicare sui giornali qualcosa ai cittadini lei lo può fare perché è assessore? Beh, se non lo sapeva, glielo dico io. Ecco perché mi permetto di dare qualche consiglio all'assessore, sperando che possa finalmente agire concretamente per risolvere questo problema. Caro assessore, perché non prendere spunto da qualche idea che ora le dico, del tipo utilizzare telecamere o fototrappole per individuare i responsabili di queste discariche? Potrebbe essere un modo efficace per mettere fine a questa pratica vergognosa e magari tutelare i cittadini astigiani, perché io capisco che i soldi non sono i suoi per lo smaltimento, ma sono dei cittadini astigiani e lei in questo caso li sta amministrando in maniera scorretta e inappropriata. Inoltre mi permetto di suggerire all'assessore di organizzare delle giornate di pulizia nel territorio, coinvolgendo i cittadini e sensibilizzandoli sull'importanza di mantenere pulita la nostra città, anche se devo dire che ultimamente, visto che lei non fa niente per evitare che questi mascalzoni continuino a buttare, abbiamo addirittura dei volontari che hanno smesso di aiutare nella pulizia perché si sono rotti non si può dire. Comunque quelli lì. Potrebbe essere un'occasione per educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente e per creare un senso di comunità tra i cittadini. Ma non finisce qui, caro assessore, perché non promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti? Potrebbe essere utile distribuire volantini informativi, organizzare incontri pubblici o addirittura coinvolgere le scuole per insegnare ai giovani l'importanza di un comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente. Insomma, caro assessore Giacomini, spero che queste mie proposte possano essere di aiuto per risolvere il problema delle discariche abusive nel nostro territorio. Non voglio sembrare presuntuoso, ma credo che un po' di azione concreta sia necessaria per affrontare questa situazione, perché stare seduti e mandare gli altri a pulire non ci si risolve niente. Il bello è che lei sta seduto ed è pagato, e i volontari non solo non sono pagati, ma si spaccano anche le perchie. E voi, cittadini astigiani, non abbiate paura di segnalare e denunciare queste discariche abusive. Siate come me, Procopio, che ho fatto video denunce e ho cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Insieme possiamo fare la differenza e rendere il nostro territorio un posto migliore, e se non lo volete migliorare per voi, pensiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti o a chi è più caro per voi, con il pensiero di non lasciare un mondo di merda a queste creature. Grazie per l'attenzione e ricordate,
Asti merita di essere pulita e rispettata da tutti, perché Asti è una città fantastica. Una buona serata a tutti.